Dunque, a questo punto l'appuntamento con Di Penna in Penna, con un piccolo spostamento di programma, vorrei chiamare sul palco il poeta Angelo Sagnelli, il presidente, il professore Emanuele Emanuele, che voleva, e Neria De Giovanni, che introdurrà poi veramente Angelo Sagnelli. Vi lascio. No, no, vabbè. Ma no. Pochissimo, semplicemente per dire due Quattro. parole Grazie. che, consentitemi di dirle, ci sediamo meglio. Le Sì, due certo. parole da qua però. Devo dirle là. Per il microfono. Va bene, allora le dirò da qua per poi lasciarle. Ecco. Le due parole sono un elogio di un grande poeta del nostro tempo, io voglio particolarmente bene perché rappresenta nel turbinio delle nostre vite, assolutamente oramai dettate e guidate dalla quotidianità esasperante della conflittualità di un paese in crisi, riesce a trovare lo spazio per scrivere delle veramente meravigliose poesie che mi hanno attratto da sempre, da quando abbiamo iniziato questo nostro rapporto amicale, piene di una densa umanità, piena di una capacità di trasferire i sentimenti che ognuno di noi prova nel proprio cuore in modo assolutamente eccezionale. Ma gli ha un altro merito, al quale io spero questa nostra manifestazione darà testimonianza l'anno venturo. Lui si è fatto protagonista di un tentativo di memorizzare la storia del Caffè Greco a Roma, luogo di cultura, luogo di attrazione, luogo di incontro. Io ricordo che appena arrivai a Roma, il Caffè Greco era il luogo dove ci si incontrava per parlare di bellezza, per parlare d'arte, per parlare di creatività. Era in una strada emblematica della nostra città, ma era soprattutto un luogo di ritrovo di persone che provenienti dalle diverse regioni italiane erano accomunate da sentimenti che vedevano nella bellezza e nell'arte l'epicentro della loro vita. Ecco, lui in una stagione difficilissima, perché il Caffè Greco purtroppo in questa costante accelerazione dell'economia che distrugge anche i luoghi della bellezza per ipermercificarli, userei un termine forse adattissimo alla vicenda, si è fatto garante di mantenere il luogo per quanto riguarda la componente attrattiva del dialogo, degli incontri periodici in cui si discetta di bellezza, di arte e di tradizione come suo impegno costante. Di ciò io come cittadino gli sono grato, come amico sono orgoglioso di sapere che lo fa, come copoeta so perché lui mi onora di chiamarmi anche a volte a testimoniare questa nostra arte che ci accomuna, devo dirgli veramente bravo, sinceramente bravo come poeta e soprattutto come difensore di una validità di questo mondo che più che mai in questo momento è necessario ci sia. Grazie, veramente. Grazie. Lascio poi a loro, io purtroppo devo assentarmi e me ne scuso, la giornata è bellissima, spero di tornare se riesco, che ho una marea di impegni che mi opprimono. Più tardi, comunque lascio a te di raccontare dettagliatamente questo. Ti vengo solo. Grazie. Grazie. Ci vediamo dopo. Grazie. Ma direi che sono doppiamente emozionata, prima perché siamo stati invitati in questa bellissima manifestazione alla sua 12ª edizione, ma permettetemi, amici, di dire che sono doppiamente emozionata proprio dopo aver sentito le parole del professore, e che da poeta, da uomo di cultura e da uomo che da sempre difende la realtà vera della nostra
cultura, che poi la cultura poetica ha voluto dedicare al nostro incontro. Quindi, siccome voi sapete i tempi sono accelerati, dopo aver ringraziato voi di ascoltarci e soprattutto il professore di essere stato così gentile con noi da dire queste parole su Angelo Sagnelli, mi preme adesso brevissimamente dire la mia su Angelo Sagnelli, in particolare sulle poesie tratte dal libro che sentirete stamani. Io sono qui in doppia veste come presidente dell'Associazione Internazionale dei Critici Letterari, che è una ONG dell'UNESCO che vive dagli anni 60 dell'ormai altro secolo. Sono molto felice di dire che Angelo fa parte del nostro sodalizio, in quanto Angelo Sagnelli scrive recensioni, saggi di cultura, di poesia ovviamente, ma è soprattutto oggi in questa veste poeta. E quindi la mia seconda anima, la mia seconda veste oggi è quella di editora. Infatti io sono la direttore editoriale della Nema Press, delle edizioni Nema Press, con le quali edizioni Angelo Sagnelli ha pubblicato il suo 8° libro, Il tempo e energia della materia. E questo libro lo stiamo battezzando con voi, passatemi questo termine un po', diciamo, religioso, ma siamo in un bellissimo tempio, quindi lo stiamo battezzando oggi. E Angelo ha scritto 8 sillogi di poesie, 8 libri, e in un momento, come diceva il professore, in cui la vita, insomma, ci trascina con tanti problemi, scrivere 8 libri, ma diciamo di una certa consistenza, non è poco, anche se da uno all'altro, il primo mi pare risale al 2005, quindi da uno all'altro sono passati degli anni di riflessione e di approfondimento, soprattutto anche dal punto di vista della letterarietà. Voi sentirete dalla voce di Angelo la musica e la melodia dell'endecasillabo, viva Dio, un grandissimo metro della nostra poesia, che in alcuni tempi è andato un po' dimenticando, la gente, diciamo i poeti l'hanno un po' dimenticato, ma Angelo lo ha rinvigorito. Angelo, do subito la parola a te. Il tempo e l'energia della materia, ma cosa vuol dire questo titolo? Sì, io volevo dare due concetti. Il primo riguarda il titolo, il tempo e l'energia della materia, in quanto io credo che l'unica cosa che esiste nell'universo sia la materia, e la materia esprime poi la sua energia che va a confortare, diciamo così, tutto l'universo. Il tempo per me non esiste, ma incomincia ad esistere là dove c'è un accadimento. Dopo l'accadimento parte il tempo, ma le uniche cose che fanno questi accadimenti sono appunto la fuoriuscita di materia, la fuoriuscita di energia da parte della materia che sta nell'universo. E tra l'altro voglio significare che anche noi siamo materia e anche noi diamo la nostra energia, il pensiero, il sogno, le nostre attese. E credo che il tempo è l'energia della materia, una cosa che ho detto solo io, ma che credo fermamente in questo. Tra l'altro anche la scienza, io non sono uno scienziato, ci dice che se c'è un accadimento parte un'onda elettromagnetica che, secondo me poeta questa volta, va a portare l'informazione di ciò che è accaduto a tutto l'universo, in modo tale che questo universo si rigeneri da solo. Ma io voglio anche dire qualcosa sull'arte e poi incomincerò a leggere le mie poesie. Io credo che l'arte non debba morire, e forse molte volte muore perché si trova in un periodo troppo prolungato del presente. L'arte non è contemporaneità, la poesia non è contemporaneità, la poesia è creatività, è creare qualcosa di nuovo che non c'è. E quindi credo che questo sia l'orientamento importante che io voglio dare. Una volta in una conferenza che ho fatto nelle Puglie, un poeta mi ha detto: ma io come faccio a dipingere qualcosa che non c'è, che deve ancora avvenire, che sta nel futuro? E io
ma l'addestramento gli ho detto perché lei non è un pittore. In realtà noi siamo poeti, abbiamo sensori aperti ai cambiamenti, abbiamo sensori aperti a ciò che sta per accadere nell'universo in ogni istante, nella società nella quale viviamo. Abbiamo sensori aperti per quanto riguarda la nostra famiglia. Noi avvertiamo che qualcosa sta per non accadere. Angelo, abbiamo 4 minuti. Come? Abbiamo 4 minuti. Vogliamo sentire la tua poesia. Leggo qualche poesia. Sempre tratta da Il tempo e l'energia della materia. Questa poesia si chiama L'arte che compone le avvertenze. È l'arte che compone le avvertenze a chi si appresta a stendere i colori o a chi rifulge di una luce nuova nella parola che non ha confine. In questo tempo dove vince il pieno, si assola la ricerca al grande vuoto per dar risposta alle domande mute, accartocciate nella notte buia. Ma quanta mano a trattenere il fiato, chiuso nel pugno, stretto tra le dita, dove la eco a volte si trasmuta per dar più sangue all'urlo della vita. Così si annota in sensazione viva ciò che ritorna quando c'è poesia, anche se a volte il verso lentamente sfuma, lasciando il sé nel vuoto che sospira. Una poesia per i poeti. Il tuo sensire s'apre all'infinito, ne sente i suoni, i fremiti e i fermenti, scrutando nell'evolversi dei tempi, s'appresti fiducioso al divenire. È il sibilo di vita che ti prende, quando rinnova ciò che non si evolve, quando la gemma squarcia ancora il ramo o quando intendi altro per un sorriso. Vale poco il presente se non dice, se non si avvia a tracciare nuove strade, se rimane ancorato a quelle grida che in ogni tempo sfumano nell'eco. Per questo il sogno apre al suo pensiero e lo trascini oltre la memoria, là dove accade ciò che non si vede, ma che si avverte trattenendo il fiato. Quanto d'azzurro e di stelle brilla nel cielo e quanto amore nell'uomo arde e feconda la passione mordace che spesso ci inonda al fragore di un rombo che altera il grido. L'arte s'appresta ad un sogno che evolve, lo senti, lo attesti nel profondo del cuore, è la forza trainante che vince la resa al mattino che ancora pian piano risorge. Mediterraneo, io direi che vale la chiusura, eh? Abbiamo un minuto. E la dedichiamo al terzo pilastro, Mediterraneo. Devo trovarlo. Tra l'altro Angelo Sagnelli parlava d'arte e io vorrei ringraziare il maestro Salvatore Provino che ci ha regalato questo bellissimo quadro, questo bellissimo dipinto che apre il libro nella copertina, mentre Angelo cerca Mediterraneo, che è una poesia con la quale abbiamo chiuso l'anno scorso il nostro convegno internazionale dell'Associazione dei Critici a Modica. Il convegno era tra Modica e Pozzallo. Quanto raccoglie di detriti ed ansie l'acqua rimossa dal vento salata e quanti gabbiani all'alba del giorno urlando la fame corrono i cieli e sulle sabbie dorate quante conchiglie bruciate dal sole offrono il dorso dove ancora tra gli ossi di seppia e gli sterpi ostinato schiomeggia il rombo del mare. E questo è il nostro mare, è in esso quante vite spezzate, nelle vene d'azzurro c'è il rosso del sangue e le bave lunghe degli ultimi respiri, quante armi e navi e urla e morte, lì sono naufragati i nostri sogni ed è scontro di fedi e di religioni dove l'odio spietato arroventa i deserti,
ma c'è un profumo di gelsomino nell'aria, dove timida l'aurora apre sull'onde ed il soffio del vento ruotando nel mare rinnova la vita ai raggi del sole. Il sole, il grande sole sulla nostra pelle, pelle bianca, nera, bruciata, nuda, nelle piazze, nei sobborghi, nelle baracche, dove l'unica certezza è la fame di cibo, di pensieri e dell'oltranza così lontana, irraggiungibile e vana. E si guarda oltre le onde del mare, là dove il sole incurva i tramonti. Poi la sera, la luna, il respiro del cosmo sulle città deserte ed assonnate e sui percorsi delle antiche carovane c'è il canto e il suono dell'eterna poesia. E questa, l'ora dei sogni e della preghiera, si aprono i libri, si stendono i tappeti e a Occidente il segno di croce sui bimbi. Siamo noi, i fratelli dell'unico Dio. Tre fedi, tre religioni, tre chiese. Si sta uccidendo la voglia di amare. Ed intorno guerre, guerre contese. Quanto è salata quest'acqua di mare. Grazie. Grazie. Grazie.